Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio mirabile in tutte le sue opere sia con tutti voi. E con il Spirito. Nel disegno di Dio, Creatore, anche gli animali che popolano il cielo e la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questo di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione della schiavitù dall'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali, con gli uomini, sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato. Rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione della Bellissima Vergine Maria di Casandrino e di Sant'Antonio Abate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venir mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra e disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, e il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche, i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio ha creato l'uomo e lo ha posto sulla terra perché esercitando il suo dominio viene la gloria del suo creatore. Veniamoci al cantico delle creature e diciamo insieme: quanto sono grandi le tue opere, Signore, quanto sono grandi le tue opere. Benedetto Signore, che profeti il cibo ad ogni essere vivente, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, oh Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, oh Signore. Sii benedetto, Signore, che nei cibi dei campi e degli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua presenza e della tua provvidenza, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, oh Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo Figlio, nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, per tutte le creature che ci invitano a cantare la tua lode, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore.
Ciao. Oh Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione della Beatissima Vergine Maria di Sant'Antonio di Padova, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, oh Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Allora, benedicono prima le persone e poi gli animali. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che amate. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. O dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O bravo. O bravo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Idologia! Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nei secoli dei secoli. Dio, che ha creato gli animali della terra come aiuto e sostegno nella nostra vita terrena, ci protegga e ci custodisca sempre. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore che anche oggi 2019 abbiamo la grazia di benedire questi bellissimi animali. Il Signore veramente in questi giorni vissuti con gioia nel cuore, con serenità, possono veramente essere giorni fecondi di tante cose belle che ci aspettiamo dalla vita, ci aspettiamo dal Signore. E insieme con loro vogliamo dare lode a Dio, vogliamo dare lode alla Vergine Maria. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. E auguri a te.